Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Scusatemi per questo periodo di assenza, purtroppo sono un pochettino impegnato tra mondiali, tra uscite eccetera, anche allenamenti, altre minchiate che fra un po' probabilmente ragazzi incomincerò anche a lavorare, quindi magari mi troverete ancora di meno sul canale, no, forse no, dai ragazzi, se ci sarà internet nel mio posto dove andrò a lavorare, magari caricherò qualche video, qualche vlog, vi porterò magari la console per registrare qualcosa, quindi vi terrò aggiornati comunque sia, perché dovrei tornare nel fine settimana. Oggi è una bella giornata, diciamo, sono abbastanza contento, ovviamente questa puntata la sto registrando lunedì, e oggi c'è Germania-Portogallo, la vedete mercoledì. Speriamo bene, mi auguro che vinca il Portogallo, così ci togliamo un'altra contendente al titolo dei mondiali. La Germania che è veramente forte. Vi volevo dare tante buone notizie, come avete potuto vedere nel titolo. Prima di tutto volevo farvi vedere la mia nuova maschera di Extinction che mi sono preso, la squadra Estinzione. Come potete vedere la cresta insanguinata è veramente una figata ragazzi, occhi rossi, troppo bello. Sono salito un pochettino di rateo. Oltre a essere salito un pochettino di rateo, ovviamente sono salito di rateo sia in uccisioni morti sia in vittorie sconfitte, e questo mi fa veramente piacere perché stavo veramente perdendo e non riuscivo più a essere calmo con Call of Duty Ghost. In quest'ultima settimana ho giocato con i miei iscritti, con altri ragazzi, con i miei amici di clan, ragazzi sono riuscito a fare buoni punteggi. Questi adesso lasciamo perdere che sono anche abbastanza bassi, ho fatto anche 24-0, roba del genere, 15-0, 7 qualcosa di rateo, quindi ho fatto bei punteggi e sono contento di essere risalito un pochino. Prima ero quasi 2.30 se non sbaglio, però vabbè, pian piano recuperiamo. Come potete vedere c'ho anche le metal d'oro, quindi va benissimo. Inoltre, come vi ho fatto vedere, come vi ho detto dal titolo, ho preso la partner di YouTube. Vi starete chiedendo quale partner hai preso? Io ragazzi adesso ho preso la partner con Machinima. Non penso che ci saranno grandi guadagni. Comunque sia ragazzi, sapete che non faccio video di certo per guadagnare, perché sapete che a me piace divertirvi, mi piace farvi vedere i miei scleri eccetera, quindi cercherò di tenervi aggiornati con questi classici scleri su Call of Duty Ghost, su Black Ops 2. Magari ragazzi vi volevo far vedere anche Call of Duty 3 che l'ho comprato, ed è veramente un casino la campagna ragazzi, è giocare in trincea, vi giuro, è guerra di logoramento, proprio rimanete sulle trincee a combattere, minchia, veramente è una rottura di coglioni perché vi ammazzano sempre. Quindi ragazzi partiamo subito, io ovviamente faccio Call of Duty Ghost e vi faccio il nuovo pacchetto, quello di Invasion, che vi ho fatto vedere poco, vi ho fatto vedere forse una puntata la settimana scorsa. Cercherò di essere più attivo e vi volevo avvisare comunque che questa partner ce l'ho da un po', non me ne ero neanche reso conto, ce l'ho da un mesetto, dal 24 aprile. Quindi, vediamo adesso se magari con l'incentivo della partner riuscirò anche a acquistare qualche titolo interessante da mostrarvi, non lo so. Volete vedere anche Watch Dogs? Io ve lo carico perché ce l'ho su 360, posso farvelo vedere. Mi manca Wolfenstein che ve lo volevo portare nel mio canale, solo che ho visto che è solo la storia. Ragazzi, sapete che io gioco principalmente nell'online, quindi partiamo subito ovviamente con Ghost questa volta e andiamo su Invasion. Eccoci ragazzi, allora, ok. Allora, ho già visto una kill di un mio compagno che è morto, poverino. Cane di merda, ok. Bello! Che cazzo di vaso è? Il vaso di Pandora! Porca... Eccoli qui i camperelli. Allora, sapete che uccisione confermata non è il massimo per giocare, proprio perché se dovete andare a recuperare quelle cristo di medagliette, vinculano a sangue. Ovviamente i vasi sono di ferro battuto, che non riuscite neanche manco pocaz a buttarlo giù. Approvvigionamenti pronti. Allora, questo periodo stavo giocando con i miei compagni. Ma guarda quella merda! Guardalo! Ma dai, ma porca troia! Ehi, Yamakaro, baciami il buco del culo! Brutto stronzo, c'è gente che starnutisce, Chris. Stai zitto! Bimbo merda! Nemici segnalati. Ok, nemici segnalati, dai. Ole! Dai, uccideteli! Holding offline. Vaffanculo! Dai, amore! Dai, ole! Va a cagare!
Comunque ragazzi, col tattico mi sto trovando abbastanza bene, devo dirla tutta. Ce n'è uno qui. Grande zio, corre, dai. Siamo in forma, 6-1 ragazzi, 6-1. No, ma che cazzo, ma perché non vi state un po' zitti? Ma perché parlate? Io mi chiedo, ma perché parlate? Cazzo, è un gioco dove bisogna stare zitti. Ecco, Makarov, bello camperato come un maiale. E Suga. No, porca puttana, 30 anni per caricare, Cristo. Almeno il mio cane l'ha ucciso, pensiamo un altro Satcom. Che l'ho fottuto al mio compagno. Che pezzo di merda che sono. 10-2 ragazzi, dai. Facciamocene due oggi, se riusciamo. Anzi, forse facciamo solo questa perché è appena iniziata e va più che bene. Credici, zio, che mi ammazzi. C'è qualcuno qui? Qualcuno qui? No. Ovviamente sono... Cosa stai facendo? Dai, hai rotto il cazzo di camperare su! Cosa? No, gli scarabei mi hanno toccato con un... Dai, gli scarabei assassini! Adesso... E Suga, credici che mi ammazzi, credici. E muori. Cristo, non muore. 16-3 ragazzi, dai. Oggi il Curre è in forma. Ormai il Curre, va, devo dirvela tutta ragazzi. Sto giocando abbastanza in questa settimana. Makarov col cazzo. Uccisione confermata. Ce n'è uno lì, non esco neanche perché mi incula. Lo so già. Vediamo se esco e mi incula. No, non mi incula. Su, stronzo. Allora, c'ho il cane da guardia. C'ho ancora il cane da guardia, cazzo, ragazzi. Non è ancora morto. E sta anche laggando, grandissimi. Grandi lag, ragazzi. Oggi il Curre in forma e non muore. Vabbè, vabbè. Zitto, bambino. Porca troia. Ma perché parlate, cazzo? Dovete... Devi giocare, zitto. Ma perché parli? Cazzo, è un gioco con cui devi giocare. E parla, vabbè. E non muore. Va bene, zio, non morire. No, e parla. Oh, ragazzi, vi giuro che mi dà un fastidio. E non muore. Vai, cane, grande. Vabbè, il mio cane ce l'ho già. Io ovviamente chiamo il cane perché sono abituato a cliccare subito le mie ricompense. Visto che ormai qua sbucano da ogni cristo di parte questi bastardi. Sapete che non stiamo vincendo esclusivamente perché non sto prendendo neanche una piastrina. Vi giuro, neanche una. Eccolo qui, gente che si campera dentro una cazzo di buca. Porca puttana, dove se... Cioè... Allora, andiamo qui dentro. Uccisione negata. Va a cagare. E non muore, vabbè. Bello, c'hanno anche i lanciati tutti questi pezzi di merda. Guarda! Ma che figlio di puttana! Ma che nabo di merda! Che nabo di merda! Ragazzi, solo io posso trovarmi gente così. Bravo, stai zitto, nabo. Nabo. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Nabbi di merda, ma guardate come gioca. No, mi spiegate. No, ragazzi, con lancia a puffi. Cioè, ma ve ne rendete conto? No, ma ve ne... Cioè, ve ne rendete conto, Cristo. Il lancia a puffi. Ma sapete da quanto cazzo non lo vede voi lancia a puffi? E questi qua continuano a parlare, Cristo. Cioè io devo fare il commento, ovviamente sono da calare le loro voci. E muori pezzo di merda con lancia a puffi. Buona camagata. Credici, vai. Muori, grande. Prendiamo le medagliette, ragazzi, dobbiamo anche vincere la partita. Siamo agli sgoccioli. Ok, stiamo anche vincendo, ragazzi. Dai, cane, rimani qui. Dammi una mano. Va a cagare, stronzo. Siamo troppo forti, ragazzi. Ma grande! Uccisione confermata. Vai, Cippolo, vai, Cippolo! Ok, toy now. Tranquillo, tranquillo, zio, tranquillo.
35-7 ragazzi, 35-7, gli abbiamo aperto il culo, cazzo siamo i più forti, grande, eppure fa una splendida partita. Cosa faccio il mio cane? Ah, mi ha anche salvato il culo ragazzi, ce l'avevo dietro il tipo, ho ucciso il tipo davanti e il mio cane ha ucciso quello che avevo dietro. 35-7 ragazzi, vi ho dato una bellissima partita per farvi capire quanto cazzo sono migliorato, cioè quanto cazzo sono migliorato, quanto cazzo ci ho ripreso la mano su Call of Duty Ghost, veramente. Non ci giocavo da troppo tempo. E infine, una settimana di gioco continuo, sono riuscito ad andare abbastanza bene. Quindi ragazzi, usciamo da questa partita. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Grazie ancora per il vostro supporto, non vi ringrazierò mai abbastanza. Anche se ve lo voglio ricordare ogni tanto, sapete che siamo ben 2500 persone e per me è veramente un grande onore potervi mandare questi video, perché se vi piacciono comunque sia i miei scleri, se vi piaccio io come persona, questo mi fa veramente piacere, mi alza il morale tantissimo. Ragazzi, scusate per questi teste di minchia che continuavano a parlare nella partita. Purtroppo li troviamo anche questi per... è normale ragazzi, bimbi minchia che si mettono a parlare per ogni cazzo di kill che fanno. Non lo so. E gente che parla così non si capisce neanche cosa dica, vabbè, non ne capisco un cazzo, se devo essere sincero. Anche se alla fine sono anch'io che faccio i commentari, però almeno mi isolo e non parlo con nessuno, cioè non faccio sentire nessuno delle mie scleri, eccetera. Quindi ragazzi, da cura notte è tutto, ci vediamo alla prossima, bella raga!